grande successo per questa terza edizione della Notte del Liceo Classico, un grande programma per questa sera. Sembra proprio di sì, la gente ha risposto positivamente, i nostri ragazzi pure, sono carichi, sono pronti. Abbiamo diverse iniziative, abbiamo una lettura di testi classici dall'Odissea in biblioteca, abbiamo le pillole di matematica e di fisica, abbiamo le lezioni di arte e poi dei video fatti dai nostri ragazzi nei diversi contesti che sono stati anche vincitori di concorso. Sì, la serata continuerà ovviamente nel dopo cena con un'altra bellissima lettura di poesia al femminile, di letture classiche al femminile. E poi avremo un intermezzo musicale e alla fine una lettura di un monologo da Pirandello di una nostra ragazza che appunto anche lei ha vinto una borsa di studio grazie a questo suo monologo. Proseguirà il tutto in palestra e finirà il tutto alle 23.45 con una lettura del testo di Simonide in diretta nazionale, quindi faremo tutti la stessa lettura alla stessa ora per ribadire la validità dei nostri studi. E in conclusione ci sarà una sorpresa perché abbiamo un ragazzo che canterà in greco antico. Andra moienne femusa, polutropon, os malacolla planse, e petro iesiron toiesron eversi. Abbiamo qui tra l'altro alcuni ragazzi, alcuni studenti del liceo Costa. Quale sarà il vostro ruolo? Di che cosa vi occuperete questa sera? Io in particolare leggerò alcuni brani come ho fatto adesso all'apertura, leggerò qualcosa all'apertura della seconda parte e un altro qualcosa in conclusione insieme ad altri ragazzi, non sono solo io ovviamente. E poi abbiamo un sacco di ragazzi in giro che fanno comunque da bussola per aiutare le persone in giro, tanti fanno servizio d'ordine e sì, ci siamo impegnati molto a fare questa cosa, i ragazzi sono tutti molto coinvolti. Anche con dei costumi possiamo dire. Vediamo, un costume, li usiamo di solito per fare teatro queste cose durante le rappresentazioni, però è una cosa molto, sì, sembrava l'occasione giusta per usarli insomma, per far vedere un po' la nostra indole al mondo.